Bimbi bellissimi, ciao a tutti e benvenuti in nuovissimo video. Come sempre il mio nome è Carmi, questo è il nostro canale e siamo in Corea. Allora, come potete vedere iniziamo subito, è domenica, sono praticamente le 4 del pomeriggio. Siamo in un fuso orario terribile, io e Marti, fatti vedere col fuso orario. Aspetta. Che cute. Raga, abbiamo dormito malissimo, abbiamo ingranato tutto forse alle 3. Alle 3 del pomeriggio, quando abbiamo detto abbiamo fame e il frigo è vuoto. Quindi siamo arrivati in questo posto che è uno dei pochi aperti fino a tardi, perché c'è tipo una pausa che fanno fino alle 5-6 del pomeriggio e poi riaprono. Questo qua si chiama Style Vegan. Noi adesso andiamo dentro, diamo un'occhiata, sgranocchiamo qualcosa e si mangia, perché credetemi, le nostre pance stanno parlando qualsiasi lingua del mondo e dicono tutti hanno imparato il coreano. Esatto, fam. Quindi andiamo, venite con me. Allora Bivis, stiamo iniziando adesso a mangiare e questi shrimp, quindi questi gamberetti, che poi è tutto vegan, sono fantastici, cioè hanno un sapore meraviglioso. I dumplings, che stiamo anche quelli mangiando in questo momento, fantastici. E lo so, la pizza, vi avevo promesso più food che era coreano, però è solo il secondo giorno, ma qua avevo una pizza col gorgonzola e se voi sapete io amo il gorgonzola ed è da una vita che lo mangio, quindi voglio scoprire se il gorgonzola coreano sarà buono. Esatto, quindi nel frattempo mangiamo gli scimpretti. Allora Bivis, è appena arrivata la pizza ed è metà e metà, perché infatti l'abbiamo richiesta così, e vi facciamo vedere, vediamo com'è cucinata sotto. Nice! No dai, è molto molto carina, l'aspetto è invitante e l'odore è fantastico, quindi proviamola e vi faremo sapere. Interessante. Marti, sei proprio italiana, non sei convinta. E dolce pure questo. Allora Bivis, non so se siete pronti o in questo momento mi toglierete il passaporto, la cittadinanza, la residenza, non sono più italiano, ma sto per mettere la mia pizza nell'agave perché voglio assaggiare come viene, perché ce l'hanno portata e apposta devi mangiarla con, diciamo, questo effetto dolce. Quindi noi ci proviamo. Che buona. Posso dire che non è malvagia, ma sa di casa di pancake, diventa un pancake. Quindi se volete pizza pancake, prendete pizza pancake. Vivi bellissimi, mentre stavamo mangiando, il proprietario di questo ristorante, secondo me perché ha visto che stavamo utilizzando telecamere, macchine fotografiche, riprese, è venuto a salutarci, praticamente a welcoming us, quindi praticamente ci ha detto benvenuti nel mio ristorante, volete mangiare? Abbiamo detto sì, tenimme sempre fame, e praticamente lui ci ha detto ti voglio offrire un dolce. Naturalmente noi che teniamo fame e naturalmente non si dice di no al cibo, abbiamo detto sì, certamente. Praticamente ci siamo abbuffati ancora prima del dolce che deve arrivare, e lui ha detto ah, però prima del dolce vi voglio far provare il pollo. Questo è il pollo famoso coreano, naturalmente sempre la versione vegan, dove praticamente abbiamo 3, 4, 5 cosce. Allora, sicuramente ne assaggeremo uno, io e Marti, lo divideremo e poi lo porteremo a casa, perché credetemi, qua si è mangiato bene, per i miei standard di persona che vive in Inghilterra, ho mangiato divinamente, però è tutto abbastanza corposo, quindi mi sa che ne mangiamo uno solo. Adesso lo portiamo a casa e poi faccio vedere il dolce. Ma secondo voi, no? Lo vedete qua dietro, tiene la maglia gialla, potrei fare un acchiappo, no? Ce l'abbiamo qua tutti i giorni, un nuovo innamorato, cioè quello che succede in Corea rimane in Corea, no? Wow! Ok, dove qua? Allora Bivis, questo è la coscetta di polletto e già io l'ho messa un pochettino nella salsa. Faccio vedere, questa è la salsa agrodolce, naturalmente deve esserci.
Buono, è molto, come si può dire, tipo chewy, nel senso che non è che tipo si rompe a pezzi, ma è quasi a, diciamo, a striscioline belle lunghe, quindi è molto interessante. Sinceramente credo di aver assaggiato qualcosa di molto simile in Inghilterra, però qui ha detto che è l'unico posto in cui lo trovi in tutta la Corea, e noi ci siamo ed è buono. Non riesco a smettere. Io per i dolci vegani sono fuori. Buongiorno Pibis, un altro giorno, un altro pomeriggio. Io e Marti ieri sera avevamo deciso di andare a dormire presto, scusate, ci sono, di andare a dormire presto e di svegliarci presto. Io sono andato a dormire alle 5 del mattino e ci siamo svegliati intorno alle 2 del pomeriggio, quindi ancora una volta questo fuso orario ci ha preso e ci ha preso forte. Mia, ci ha proprio sbattuto da tutte le parti. Infatti ancora una volta noi abbiamo saltato colazione e pranzo, ma adesso andiamo a mangiare e abbiamo famissima. Marti ha trovato un posto oggi che si chiama The Plant. Ah, non mi ricordo, no, dopo ve lo facciamo vedere. Dopo lo facciamo vedere, ma credo sia qualcosa tipo plantain o una roba del genere. Quindi vabbè, vi farò vedere tutto quanto. Speriamo abbiano tantissimo cibo, che ho famissima. Come potete vedere c'è un sole meraviglioso. Sì, è vero. È bellissimo oggi e la cosa che adoriamo di più, e credo si possa vedere col tempo, è proprio il cambiamento degli alberi. Infatti se potete vedere, questi qua sono molto verdi, ma tra un po' passiamo sotto alcuni che sono fantastici perché sono arancioni e sono tipo quell'arancione giallo, adesso faccio vedere, che sa proprio di autunno. Cioè guardate che bellezza, wow, sono assolutamente fantastici. Quindi sì, Marti mi sa che si già sta facendo qualche foto, perché assolutamente è bellissima. La zona dove siamo è veramente ben collegata ed è una bellissima zona, molto pulita, come potete vedere le persone attorno molto tranquille, c'è abbastanza traffico ma è abbastanza silenzioso anche, quindi super super contenti di questa cosa. Ma andiamo a mangiare perché teniamo fame. Allora Bibis, siamo appena entrati nel Coex Mall, che devo dire che a parte questa struttura fantastica, cioè è immenso, ma poi è super super tranquillo, cioè la tranquillità e la pace di questo posto è mai sentita prima. Adesso andiamo a mangiare, che è ver di là, quindi andiamo perché tenim fam. Bellissimi, qui Carmi, con il poco di caffè che gli è rimasto. Siamo appena arrivati in una nuovissima location, siamo vicino a The Ordinary, che è dove Marti voleva infatti andare a prendere questo siero, ma ancora una volta, cioè, bellissime le luci con questi alberi, sto volando, è wow.
Allora, Vivis, non so se avete visto, ma io e Marti, mentre stavamo facendo praticamente il nostro pranzo alle 5 del pomeriggio, abbiamo saltato apposta il dolcetto, perché abbiamo detto facciamo un giro e poi ci verrà voglia, cioè mangeremo, troveremo qualcosa. Siamo arrivati in questo posto, che non mi ricordo esattamente il nome, quindi vi lascio da qualche parte dove siamo, ma praticamente eravamo venuti per comprare il siero per i capelli di Marti e mentre camminavamo, dopo neanche 5 minuti, troviamo questo cookie bar che ovviamente fa solo cookie vegani. Ce ne sono un paio che non lo sono, ma la sostanza è che ci sono tanti vegani. E guardate qui, è tutto così nice, è tutto bellissimo. Quindi non so. Ma la cosa assurda è che 3 metri prima abbiamo visto dei cookie vegani e abbiamo detto ma mannaggia, non sono vegani. 3 metri dopo che mi fa Marti, guarda, c'è scritto cookie vegani. È una cosa bellissima. Infatti abbiamo detto questa è la nostra giornata numero 3 e va sempre meglio. Buongiorno Vivis e benvenuti in una nuovissima giornata. Ormai avete capito un pochettino l'andazzo in questi giorni, nel senso ci svegliamo e andiamo a mangiare, ma devo dire che oggi siamo stati più bravi del solito perché, ma che cosa carina questa fontanina, sono mezzogiorno e 11 minuti e noi non solo siamo già fuori di casa, ma siamo quasi già arrivati da questo vegan food che si chiama Maru. E praticamente doveva essere il più traditional Korean che abbiamo provato fino adesso, quindi decisamente siamo molto molto contenti di questa cosa. C'è un sole meraviglioso, però mi sta completamente distruggendo la telecamera, quindi scusate per questa ripresa molto interessante. Comunque sì, è assolutamente fantastico anche questo posto, bellissimo, non siamo mai stati, ma come sempre vi lascio esattamente in che location siamo qui sullo schermo. E niente, andiamo avanti, continuiamo, tenim fam come sempre. Marti, tieni fame? Madonna mia, ora i capelli. Io e Marti siamo svegliati stamattina, non solo presto, prima della sveglia, erano tipo le 7 del mattino e siamo andati comunque a letto alle 2, quindi abbiamo dormito. Ok, diciamo le verità, non dormiamo praticamente, ma la cosa che ci fa scassare è che appena ci siamo svegliati ci siamo guardati del tipo ma tu tieni fame, perché io tengo fame. Quindi sì, ci siamo preparati, siamo usciti. Marti si è anche fatto lo shampoo stamattina, che donna di voglia. Mamma mia. Devo dire la verità, io mi stavo quasi riaddormentando e Marti era lì che si faceva lo shampoo, Olaplex, faceva di tutto. E io, mamma mia, che voglia. Comunque, vi faccio un 360 di dove siamo in questo momento, perché ancora una volta è bellissimo. Ma vi mando un bacio gigantesco. E adesso vado a mangiare. Allora Vivis, vi devo far vedere questa cosa perché io e Marti dal nulla, mentre stavamo praticamente camminando tra i palazzi, i grattacieli, abbiamo visto questo fiume bellissimo e ci sono anche degli animali, sono degli uccelli, non vi so dire che specie sono. Anzi, adesso ve li faccio vedere da vicino, se qualcuno sa mi faccia sapere giù nei commenti. Sono bellissimi. Marti è subito partita in quarta, già si è fatta foto e sta facendo le riprese, ma te li faccio vedere, Siamo appena arrivati a Doksugung Palace, che è assolutamente bellissimo. Innanzitutto vi faccio vedere l'architettura attorno. Wow!
spettacolare. Come siamo stati fortunati in questi giorni, siamo ancora più fortunati perché la temperatura è fantastica, c'è un sole meraviglioso e questo posto è bellissimo e non costa assolutamente nulla per entrare, perché costa 1000 won, che è neanche un euro, quindi wow. Ed è comunque un parco all'aperto, quindi c'è un po' una passeggiata da fare, che è ancora una volta bellissima, e mi piace tantissimo il fatto che comunque attorno poi si possono anche vedere, tipo dietro si vedono i grattacieli, quindi è questo parco palazzo in mezzo, diciamo, a proprio il centro di Seoul. Posso dirvi, Bibis, questi sono dei donuts davvero, davvero buonissimi. Mm. Buongiorno Bibis, ciao! Questa è la primissima volta che non iniziamo il vlog mentre stiamo per andare a mangiare, ma perché stiamo per fare un giro al Bukchong Village, che è praticamente il Old Village. È decisamente, come potete vedere, molto, molto tra virgolette preservato, ma allo stesso tempo c'è anche una parte che è molto nuova, nel video vedrete assolutamente, ma molto molto bella. Ancora una volta una bellissima giornata di sole, si sta davvero davvero bene. Io ho questa felpa e sotto tipo il mio classico body con le maniche lunghe, ma ce l'ho tipo tirato in su perché sento caldo, quindi le giornate sono forti, le giornate migliorano e questa cosa ci piace. Allora Bibis, io e Marti siamo appena venuti in questo posto a mangiare che si chiama Plant, e naturalmente la primissima cosa che ho dovuto prendere un caffè, e finalmente un caffè bello lungo, questo è pieno di ghiaccio, infatti ho detto sai cos'è, facciamolo ice oggi e vediamo come viene. Io già sto esplodendo. Buono! Un po' troppo latte secondo me, perché è quasi più latte che caffè, ma non è malvagio. Abbiamo appena finito di mangiare e vi devo ammettere che questo burrito era davvero buonissimo, era pieno di insalata, pieno di greens, e questo veramente ti dà l'energia. Devo dire che non era assolutamente zozzo, era veramente molto molto buono. L'unica cosa forse le patatine di fianco, è una choice, come si può dire, una scelta. Avrei forse preferito anche altra insalata, o se proprio devi mettere le patatine fritte
ce le metti? Ma sì, le patatine da busta, quella cosa non l'ho capita, però devo ammettervi che è stato veramente molto buono. Il caffè finalmente è un buon caffè, è fantastico, quindi io continuo. Mi sa che per il resto della giornata io e Marti pensiamo di fare dello shopping. Vorrei assolutamente acquistare dei pantaloni nuovi se riesco a trovarli, e forse anche un paio di scarpe, perché come sapete sono partito solo con un paio, la mia idea era di prendere altre qui se riuscivo, quindi non lo so, facciamo un giro e vediamo un po' come la si va. Bellissimi, ciao tesori. Allora, questo video per oggi finisce qui, perché sennò potremmo andare avanti per ore e ore. Quindi vi ringrazio per essere stati in questo video con me, per avermi fatto compagnia. Mi raccomando, se vi piace questa serie di Un Italiano in Corea, lasciatevi una bella thumbs up, iscrivetevi al canale così non perdete il prossimo appuntamento. Io vi faccio una piccola sneak peek, perché infatti il prossimo episodio di Un Italiano in Corea noi saremo qui al mall di Lotte, quindi credetemi, avete presente la paperella della Corea? Ecco, mo vado a trovare la paperella. Quindi io vi mando un bacio gigantesco e come dico sempre, always remember, like if you like, hate if you hate, and until next time, nuvas, pure coreano, non so come si dia, ma se trovo un bel guaglione me lo faccio spiegare. Ciao! Questa è una donna in missione perché deve fare una foto al tramonto. Che scasso!